partnership pubblico-privato, quale ricetta per uscire dalla crisi? Beh, è un'opportunità che parte da lontano, è un'opportunità che nasce circa un anno e mezzo fa nell'ambito di un progetto di razionalizzazione delle entità produttive in Johnson & Johnson. Si doveva decidere quali stabilimenti potenziare, quali ridurre, quali chiudere, su quali trasferire parte di produzione. Latina era tra questi stabilimenti. Noi abbiamo lavorato per circa un anno e mezzo, devo dire che le istituzioni sono state al nostro fianco, le abbiamo coinvolte, sono state, uso una parola che non mi piace molto usare ma è molto efficace, sono stati i nostri sponsor e devo dire che governo, maggioranza, opposizione, AIFA, tutti insieme ci hanno supportato. Oggi arriviamo a potenziare uno stabilimento che è già una punta di eccellenza nell'ambito delle nostre entità produttive, non dimentichiamo che a Latina impieghiamo circa 350 unità, ma soprattutto che esportiamo l'85% della produzione che facciamo in tutto il mondo. È proprio grazie alla proficua collaborazione tra imprese ed istituzioni, come ha spiegato l'amministratore delegato di Janssen Italia in un video promozionale, che oggi si può festeggiare l'annunciato sviluppo produttivo dello stabilimento di Latina dell'azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson. Istituzioni che sono accorse numerose alla cerimonia di rilancio dell'azienda dell'Agropontino, dai ministri Fazio e Sacconi al presidente dei senatori del PDL Maurizio Gasparri, al vice segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Ministro, la Janssen decide di ampliare la produzione in Italia garantendo anche maggiore occupazione, un dato in controtendenza rispetto alla media nazionale? Un dato in un certo qual modo in controtendenza, dato estremamente positivo, di grande soddisfazione e che naturalmente deve appunto far riflettere sull'opportunità di incentivare la farmaceutica in generale, quindi questo importante settore importantissimo per il nostro Paese. La città rafforza così la propria presenza nel network internazionale dei centri produttivi d'eccellenza del gruppo Johnson & Johnson in Europa, grazie a Janssen Italia, decima realtà farmaceutica del Paese, con oltre 30 specialità medicinali in commercio, un fatturato 2010 di 515 milioni di euro, oltre 960 dipendenti e con investimenti in ricerca e sviluppo nel 2010 pari a 10,6 milioni di euro. Lo stabilimento di Latina, per il quale è previsto un piano di investimenti nel quinquennio 2009-2014 di 60 milioni di euro, arriverà a fine 2012 a raddoppiare la propria capacità produttiva da 1,5 miliardi di unità a 3 miliardi, raggiungendo entro il 2014 i 4,5 miliardi di unità prodotte. La conseguente crescita occupazionale che ne deriverà sarà del 30%. Una previsione di crescita nell'occupazione e negli stabilimenti qui della Janssen a Latina, in un settore tra l'altro, quello della ricerca, che non sta vivendo un momento molto felice in Italia. Bene, noi abbiamo dato un impulso alla ricerca nei giorni scorsi con una misura importantissima che ho sottolineato proprio qui, dove non solo c'è un'importante industria farmaceutica ma dove c'è anche un'università con la quale, come diceva il collega Fazio, l'industria può dialogare, e mi riferisco al credito d'imposta che copre il 90% delle spese che sono realizzate dall'industria per ricerca con istituzioni soprattutto di carattere universitario. Così come per quanto riguarda l'occupazione è fondamentale l'impiego dei nuovi contratti di apprendistato e particolare di quel contratto di apprendistato che l'industria può realizzare d'intesa con l'università anche per contratti di ricerca, per dottorati di ricerca, cioè consentendo al giovane di raggiungere qualificazioni universitarie o post-universitarie lavorando in un ambiente produttivo convenzionato con l'università, che l'università riconosce come coerente con i propri percorsi educativi. Quindi l'investimento qui è davvero significativo. La partnership tra pubblico e privato è davvero la soluzione per uscire dalla crisi economica? Sì, la collaborazione più in generale potremmo dire fra Stato e società, perché la società poi si esprime nelle attività profittevoli, in quelle non profittevoli. In tutti i paesi di vecchia industrializzazione si ragiona del modo con cui sviluppare questa collaborazione molto più avanzata fra Stato e società. Lo fanno gli americani, che parlano di un new governance, di un nuovo modo di governare le cose. Lo fanno gli inglesi, che parlano di big society, cioè di grande società, di società più vitale. Lo dobbiamo fare noi, che abbiamo una società vitale,
nel tessuto produttivo e nelle attività non profittevoli, che sono un volano straordinario della crescita possibile. Il sito produttivo di Janssen Italia, spiegato il direttore dello stabilimento di Latina, Luca Fogolari, ha visto negli anni una progressiva e continua evoluzione. Nato nei primi anni Ottanta, vanta una storia di innovazione e di competitività su qualità e costi di produzione che da sempre sono un punto chiave dell'attività aziendale. L'investimento sostenuto, ha concluso Fogolari, rientra in quello complessivo di oltre 150 milioni di euro che il gruppo ha destinato per l'Italia dal 2009 al 2014. Dunque, come più volte ripetuto dai ministri presenti e da Enrico Letta, gli investitori hanno fatto proprio bene a fidarsi dell'Italia.